Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Oggi siamo qua a fare la recensione di un fumetto fantastico, ragazzi. Ve ne avevo già parlato quando ho fatto l'unboxing nel video scorso dei fumetti che ci ha mandato la Panini Comics, e oggi siamo qua a parlare di Crossed di Garth Ennis, disegnato da Barrow. Allora, vi dico una cosa su Crossed. Qualcuno ha fatto l'errore di comprare un numero più avanti di Crossed e non il primo, perché viene venduto con la plastica e sopra una specie di cartoncino con un'altra illustrazione. Praticamente non è facile capire che numero si sta andando a comprare, quindi informatevi prima, guardate insomma quali sono i fumetti da comprare. Vi dico già che Crossed 1 e 2, forse anche il 3, insomma sono introvabili, sono molto difficili da trovare. Quindi fate andare bene sto video, che magari Panini decide di ristampare i primi numeri di Crossed, gli altri invece non dovreste avere problemi a trovarli. Ci sono anche degli spin-off, di cui uno è scritto da Alan Moore, quindi non stiamo parlando proprio di nessuno. Oggi sono in modalità cappellino perché ho preso questo fantastico cappellino per supportare Urban Giant, un evento di writing mondiale che si svolge a Milano, fantastico, tutti gli anni. Ve ne parlerò l'anno prossimo quando ripartirà, perché si è appena concluso. Allora, Crossed, vi avevo già detto che Crossed per me è veramente uno dei fumetti più violenti e più spaventosi che abbia mai letto. In effetti è così. Vi anticipo un po' la storia, senza spoilerare, poi dopo magari sul finale facciamo una parte un po' più spoiler. È la classica storia dell'apocalisse, però a differenza di tutte le altre storie non si sa per quale ragione, quindi non si sa se è un virus, o almeno io, perché ho letto solo il primo numero, la gente impazzisce, diventa iperviolenta. Ma quando dico iperviolenta non intendo solo, cioè, che ti ammazza, diventa sadica. Non è solo la voglia di uccidere, ma è la voglia di proprio di annientare totalmente il corpo delle vittime. Non solo, le persone che vengono colpite da questa cosa, che nel fumetto vengono definiti crociati, diventano anche, tolgo la sonda del cellulare, diventano anche molto, come dire, diventano molto aggressivi sessualmente, quindi violentano mentre uccidono, delle cose veramente disumane. La cosa spaventosa di questo tipo di zombie, perché non sono zombie, le persone sono vive, è il fatto che comunque appunto abbiamo di fronte persone che ragionano, che, cioè, prese dalla follia, ma che ragionano, quindi non come uno zombie rimbambito che va in giro e sbatte contro i muri. Quindi violenti, capaci di usare armi, capaci di usare qualunque roba pur di farvi del male, e sono inferociti a bestia. Io adoro quando anche nei film c'è la classica scena in cui dalla normalità, dalla vita quotidiana, si cade nel catastrofico, e quindi piano piano avvengono delle cose. Succede anche in Crossed, è molto carino come viene spiegato. La trama è strutturata piuttosto bene, perché comunque tutto il casino viene raccontato anche tramite dei flashback. Garth Ennis non è certo un cretino, perché a mio avviso, anche se devo dire la verità, ultimamente non è che io sia molto sul mondo dei fumetti, però negli ultimi anni uno dei pochi che mi ha veramente fatto tornare la voglia di leggere i fumetti è Garth Ennis, con i suoi vari Preached, il Punitore, per esempio il Punitore è un personaggio molto difficile, insomma non è che piace proprio a tutti. Il suo Punitore è fantastico, è di una violenza pazzesca, è quasi un horror, cioè nel senso che quando lui uccide le persone è proprio horror. Quindi insomma, Garth Ennis è veramente uno dei migliori sceneggiatori di questi ultimi anni, e questo fumetto qua è veramente una bomba galattica. Ovviamente la dinamica è sempre quella del gruppo, cioè c'è un gruppo che si salva, che alla fine si ritrova insieme per una serie di eventi, ma a differenza di gruppi di fashion victim come possiamo trovare in The Walking Dead, dove tutte sono fighe, tutte hanno il pantalone giusto, tutti hanno la barba incolta al livello giusto, i muscoli qua e cose, sono tutti dei fighetti. Qua stiamo parlando di un gruppo che si forma con una casualità, insomma sono personaggi a cui credi, insomma personaggi di questo genere, non la bionda, la mora, il nero, cioè come vengono fatti un po' a tavolino i personaggi
nelle prodotti più mainstream. Quindi in questo fumetto qua i personaggi sono più realistici, ognuno di loro vive questa apocalisse con una paura che viene trasmessa proprio dal fumetto. A me la cosa che ha angosciato di più, e secondo me è un po' il trucco narrativo di Garth Ennis in Crossed 1, quindi parlo solo dell'uno perché gli altri non li ho letti e vedremo poi se andrò avanti anche in base a come va questo video, perché di cose da fare e da dire ce ne sono tante, quindi lasciamo decidere il pubblico. La paura che riesce a trasmetterti questo fumetto, l'angoscia, la paura dei personaggi, la paura che hanno i personaggi di quello che sta per accadere, della loro vita appesa a un filo, perché tutto è molto più pericoloso, dà l'idea proprio di essere, loro danno l'idea di vivere proprio coi minuti contati e sono molto stressati, molto cose veramente difficili da trovare nel mondo dei fumetti e anche nel cinema, perché spesso tutto quello che si trova, aia, c'ho mal di schiena oggi. Tutto quello che si trova in giro è molto commerciale ed è molto poco credibile. Invece qua è tutto credibile, ci sono famiglie con bambini, ci sono persone che hanno perso, un po' come accade in tutti gli altri film, solo che qua sono tutti disperati, sclerati, angosciati. E cosa succede? Perché dico che questo fumetto è violentissimo? Perché dopo che ti ha fatto vedere un po' la violenza iniziale, ti ha fatto assorbire la paura dei personaggi, accadono degli eventi ovviamente violenti, perché loro sono perseguitati continuamente dagli scrociati. Quando arrivano questi eventi violenti, oltre ad essere veramente di una violenza estrema, ti colpiscono nel momento in cui sei più labile, perché praticamente Garth Ennis ti ha lavorato con il suo abile modo di farti salire sull'angoscia e poi bram, ti dà una mazzata, ti dà la cruda realtà. Questa è la cruda realtà di Crossed di Garth Ennis. Ho provato a spiegarvi un po' come quelle che sono le cose belle di questo fumetto, e sicuramente c'è anche tutto l'aspetto di curiosità. Nello scoprire si viene proprio voglia di capire che cosa succede, come mai queste persone si comportano così una volta che vengono aggredite, poi contagiano degli altri, eccetera, eccetera. Ho provato un po' a spiegarvi un po', perché secondo me questo fumetto è fenomenale, meriterebbe assolutamente un film, ma io penso che un film su questo fumetto qua o lo fa Lars von Trier oppure lo gira il regista di A Serbian Film. Cioè ci vuole qualcuno che non snaturi la violenza assurda che c'è dentro questo. Io veramente mi auguro che qualcuno ci provi, anche se veramente penso che sia un'ardua impresa. Parliamo un po' di Burroughs, che è un fumettista criticato da alcuni, non faccio nomi perché non voglio scatenare hating e shitstorm addosso a me, che non me ne fotte una mazza. Però Burroughs è un fumettista che non ha un rispetto delle anatomie particolarmente cioè non so come dire, ha un suo stile un po'... Sinceramente a me non ha mai dato l'idea di essere un fumettista che ti depista dall'immersione nel fumetto, cioè non è così... cioè è un bravo fumettista, ragazzi, poi quello che la gente non capisce è che si può anche sbagliare la lunghezza di un braccio, una mano, eccetera, ma quando c'è lo stile, quando c'è la bravura, lo stile, la bravura proprio di base, c'è poco da rompere le palle su le inezie. Cioè qua stiamo parlando di scene splatter ultra fighe, che non vi faccio vedere perché poi mi bannano. Sì, ci sono tante cose che si può dire che non siano perfette, ma quando lui disegna gli occhi di un pazzo squilibrato, lui disegna gli occhi di un pazzo squilibrato in un modo che... Adesso vi faccio vedere tipo questo, vediamo se riesco. Guardate questo qua con la pistola qua. Questo tipo di capacità di esprimere proprio... Va bene, non sei perfetto nel disegnare anatomie, ma quanti sono capaci di fare cose così espressive? A me veramente gli scrociati con loro... Ecco, mi piace anche questo, mi piace molto anche l'espressione di questo, vediamo se riusciremo a metterlo a fuoco.
anche l'espressione di questo personaggio è fantastica, cioè, quindi non menatemi il cazzo su le imperfezioni, cioè è un fumetto bellissimo, non c'è molto altro da dire, nel senso che ve lo dovete gustare, dovete soprattutto scoprire se riuscirete a accogliere questo stato d'ansia e farvi tramortire, oppure se siete, non lo so, se prendete tutte le cose come con questo atteggiamento tipo oh, vediamo se mi fa paura questa cosa qua, ma è ovvio che, cioè, se le prendete così vi mettete in una condizione che di super difesa, ah, tutto finto, tutto qua, tutto là, e sono un fumetto. Ma cioè, voi per poter godere appieno della paura dovete, come fanno i bambini che hanno tantissima fantasia, cercare di lasciarvi andare all'immersione, quindi tralasciando piccoli errori, tralasciando difetti, e cercare, oh, poi se un prodotto, un film, un fumetto non è fatto bene, è chiaro che potete dire vabbè, io ci ho provato, ma fa cagare, lo butto via. Ma qua no, qua non siamo di fronte a un fumetto che fa cagare, siamo di fronte a Crossed di Garth Ennis, quindi non vi mettete di traverso, fatevi trasportare e vedrete che a me ha angosciato di brutto, e spero di poter leggere, trovando il tempo, anche gli altri fumetti. Vi lascio il link in descrizione di Crossed, e soprattutto se questo video farà un po' di views almeno e tanti like, continuerò a fare Crossed e recensioni di fumetti. Purtroppo io non sono un ossessionato dalle views, nel senso che sono contento dei pochi ma buoni, anzi ringrazio tutti quelli che commentano sotto i video, perché mi fa piacere, insomma è per questo che siamo qua, per parlare e avere uno scambio, quindi non sono ossessionato, però è vero anche che non voglio fare le cose per nessuno, quindi fatemi capire se va bene parlare di questo e basta. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate like, se volete comprare Crossed vi metto il link in descrizione, se l'avete letto, insomma volete dire cose senza spoiler commentate qua sotto, iscrivetevi al canale e la campanella, vabbè la campanella, se volete cliccate anche la campanella per ricevere le notifiche di Non aprite questo blog. Questo è tutto per Crossed. Insomma ho cercato di fare una recensione veloce, poi insomma non vi ho spoilerato la trama perché è una trama che comunque inizialmente è semplice, ma non vi voglio dire la trama, insomma decidete voi insomma se leggerlo o meno. Ciao e alla prossima.